vedete già pronto Don Massimo. Buongiorno Don Massimo. Ciao Don Massimo. Buongiorno, grazie. Buongiorno ai nostri telespettatori. Buongiorno a te, parroco di San Giovanni Crisostomo, qui a Roma, intento, come ormai sappiamo, che ci guidi non solo con la tua voce, con la parola, ma anche con i colori, attraverso ciò che disegni, ciò che colori. E quest'oggi ci realizzerai che cosa? Ma quest'oggi, chiaramente, il primo venerdì di Quaresima, l'immagine del crocifisso. Anche se non parleremo solo del crocifisso, ma non spoileriamo nulla, come dicono i giovani oggi, quindi alla fine della trasmissione poi scopriremo esattamente che è un crocifisso, ma non è soltanto il crocifisso, perché appunto il venerdì di Quaresima è proprio il momento in cui, camminando sulle orme di Gesù, contempliamo e guardiamo quello che è l'obiettivo del nostro percorso, quello che è il richiamo costante alla nostra vita cristiana, che è imitare Gesù nel suo essere un dono d'amore per gli altri. Don Massimo, e tu l'anno scorso per gli esercizi spirituali sei stato a Gerusalemme, hai ripercorso proprio la Via Crucis. Ci puoi raccontare che esperienza è stata per te? Beh, come sapete, io sono innamorato di Gerusalemme, proprio perché, come dice il Salmo, sono in te tutte le mie sorgenti. Gerusalemme è il centro davvero della nostra fede, lì dove si compie il mistero della nostra redenzione, la morte e resurrezione di Gesù. E lì a Gerusalemme c'è appunto quel tratto di via dolorosa che Gesù ha percorso dal momento della condanna a morte fino al momento della sepoltura nel Santo Sepolcro. Ed è lì che, mettendo anche fisicamente i propri piedi sulla strada che ha percorso, che ha calcato Gesù, possiamo essere trasportati non solo fisicamente, ma anche spiritualmente dentro quello che è il percorso che ciascuno di noi fa nel cammino della vita, ogni volta che ci troviamo a rivivere anche noi le esperienze dolorose, e seguendo Gesù scoprire che, come per lui, l'ultima parola non è la sconfitta, non è la morte, non è il freddo del sepolcro, ma anche per noi l'ultima parola è quella della speranza della vita che sa vincere il male, la morte e anche il fallimento, che può essere rappresentato dalle nostre croci, dalle nostre fragilità, dalle nostre miserie anche, perché talvolta i problemi nella vita non sono soltanto quelli che ci accadono per una malattia, no? A volte nel cammino di Quaresima, con un cammino anche penitenziale, di conversione, è anche le nostre scelte sbagliate che ci portano a vivere lontano da quella che è la sorgente della nostra esistenza. Tu hai raccolto questa esperienza in un libro che vediamo qui con noi, Dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo, Via Crucis Gerosolimitana. Una parola che sembra difficile, ma che in realtà racchiude l'essenza di ciò che ci stai raccontando. Sì, vuole semplicemente dire che è la Via Crucis di Gerusalemme. E in questa... È un posto reale dove si vede realmente, insomma, quello che... Infatti noi dobbiamo sempre ricordarci, e Pietro anche lo scrive nella sua lettera, che noi non andiamo dietro a qualcosa, favole inventate, dice lui, ma a fatti concreti, storici. La nostra fede è una fede incarnata. Dio prende la nostra umanità nell'incarnazione, l'abbiamo quest'anno per il gioco di calendario appena concluso il tempo di Natale, e prende la nostra umanità, la fa sua anche nell'esperienza più drammatica, per riempirla di un significato che è quello che trasfigura e trasforma anche la nostra esistenza. In fondo, le prossime due domeniche che viviamo, la prima che ci presenta Gesù nelle tentazioni del deserto, ci dice qual è il punto di partenza. La vita è un combattimento, il buon combattimento del bene contro il male, della vita contro la morte. È un combattimento contro le forze oscure che ci sono, non solo intorno a noi, ma anche dentro di noi. E il percorso di arrivo è certo la resurrezione, e la seconda domenica ci fa già intravedere con il Vangelo della Trasfigurazione qual è l'obiettivo: l'essere trasfigurati anche noi con Gesù, sentire che le nostre pene, le nostre difficoltà, i nostri dolori hanno una speranza di essere non solo trasformati, non soltanto cancellati o superati, perché questo lo vogliono un po' tutti, non solo i cristiani, anche quelli che non hanno la fede vorrebbero che le esperienze dolorose cessassero. Noi invece crediamo che le esperienze dolorose sono un'occasione di grazia per trasfigurare, per trasformare la nostra vita, altrimenti semplicemente sfigurata dal male. Don Massimo, noi ti vediamo all'opera, ma cosa ci realizzi ancora non abbiamo detto? L'immagine del crocefisso,
e come dicevo prima anche in questa battuta, vedremo come nella realizzazione del crocefisso che facciamo, certo, noi vediamo Gesù che dona la vita, ma in realtà scopriremo nel corso di questa mattinata insieme che non c'è soltanto Gesù sulla croce che patisce il dolore di quello che è la morte, il peccato, ma tutta la Trinità è coinvolta in questo dono d'amore, perché lo dice sempre la scrittura, no? Dio ha tanto amato il mondo, Gesù stesso lo dice, da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. In fondo il cammino di Quaresima è un cammino battesimale che ci aiuta a riscoprire che siamo certo fatti impastati, no? Con la polvere della terra, una delle espressioni con cui si comincia la Quaresima, imponendo le ceneri, è proprio questo, ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. E cominciamo da lì, siamo polvere, ma dentro questa polvere siamo impastati, così come all'origine della creazione, con l'alito di Dio, con lo Spirito di Dio. Quindi a me piace sempre dire che siamo fatti di terra, ma siamo impastati di cielo. È il primo venerdì di Quaresima, come abbiamo detto, e la tradizione ci rimanda anche a una serie di pratiche che riguardano, diciamo, i comportamenti anche alimentari che è preferibile adottare in Quaresima. Fra questi ci sono il digiuno e l'astinenza dalle carni. Abbiamo sentito mercoledì, chi di noi è stato, spero tutti quelli che ci seguono siano potuti andare anche fisicamente a compiere il rito dell'imposizione delle ceneri mercoledì, nel quale abbiamo ascoltato la pagina del Vangelo in cui Gesù, nel brano di Matteo, ci dice che dobbiamo praticare delle opere buone, no? Nel segreto, l'elemosina, il digiuno, la preghiera. Sono le tre coordinate su cui si muove l'itinerario della Quaresima. Quindi momenti in cui noi sappiamo anche morigerare il nostro corpo. Qualcuno dice, ah ma sì, ma la rinuncia a mangiare qualcosa, in fondo che cos'è? No, non sembrano grandi rinunce astenersi dalle carni, no? Anche perché poi oggi comprare il pesce magari costa di più che comprare le carni di un tempo. Io lo dico sempre ai miei parrocchiani, lo facciamo non semplicemente appunto perché costa, no, una questione, ma perché è un segno di comunione con tutta la Chiesa. Ci asteniamo dal mangiare le carni proprio come un segno di attenzione a quello che è il nostro comportamento, il nostro modo di vivere. E poi rinunciare a qualcosa per fare un dono di noi, e quindi l'elemosina, la carità, togliere qualcosa alle nostre mense per poterlo condividere con gli altri, togliere un po' di tempo alle cose futili o anche alle cose che tante volte ci sembrano urgenti per dedicarci alle cose che invece sono essenziali, e quindi trovare maggior tempo per la preghiera, per la nostra condivisione del tempo con il Signore, che sembra un togliere qualcosa a noi, ma in realtà è un tempo nel quale Dio ci ridà tutto per noi. È anche un modo per pensare anche alla semplicità. E allora Don Massimo, noi ti lasciamo lavorare perché vogliamo accogliere il nostro prossimo ospite. Mi veniva in mente, guardando Francesco che lavorava, alcuni gesti che fanno parte, in questo caso, di un mastro casaro, è quello di incidere la cagliata con una croce. Riprendono in qualche modo quei segni che fanno parte di una tradizione religiosa che si applicano in un mondo pastorale, rurale, contadino? Beh, non dobbiamo mai dimenticare questo grande legame. Oggi tutti noi rimaniamo positivamente colpiti dalla sensibilità di Papa Francesco con il creato, la natura, le sue encicliche, no? Proprio sul rispetto del creato. Ma in realtà tutta la tradizione religiosa, in modo particolare la nostra, insomma, ma anche nelle altre confessioni, vede questo profondo legame tra l'uomo e la terra. Lo diciamo prima, siamo fatti di terra, no? E impastati di cielo. Ma quindi anche questi gesti, non è soltanto i maestri casari che fanno questo segno. In tante tradizioni, anche nel pane, quando si preparano delle pagnotte, si fa il segno della croce. Cioè c'è un legame profondo tra l'uomo e il creato e la terra. E questo tempo di Quaresima è un tempo nel quale tutti noi siamo chiamati a riscoprire certamente il valore, no, delle cose, anche proprio nella capacità di scegliere gli alimenti, cosa mangiare, cosa non mangiare, l'astinenza dalle carni, piccoli o grandi digiuni,
ma ricordarci anche, come sentiremo dire da Gesù stesso nella pagina del Vangelo di domenica prossima, che l'uomo non vive solo di pane, no? Ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Tutti noi siamo ormai reduci dal tormentone di Sanremo, no? E mi ha colpito come, guardando i vari ospiti, tutti sono rimasti colpiti da una cosa che nella fede cristiana lo diciamo sempre, però oggi sembra che se lo diciamo noi, no, non si considera più tanto. Se lo dice un artista, la cosa arriva. E quando Giovanni Allevi ha detto: siccome non posso più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima, questa cosa ha colpito tutti. Dice: ma come, con tutta l'anima, no? Ecco, il tempo di Quaresima è proprio questo tempo nel quale riscoprire che certo abbiamo un corpo, noi siamo il nostro corpo, ma non dobbiamo trascurare quello che ci dà la forza anche nelle nostre fragilità, come nell'esperienza che ha vissuto lui della malattia, della sofferenza, ci dà la forza per rendere le nostre disgrazie invece delle grazie, delle opportunità, delle risorse, per trasformare un'occasione di fragilità in un'opportunità di forza. E questo è un messaggio importante, perché Don Massimo, lo dicevamo in apertura, ci seguono tante persone che si trovano a vivere anche un momento difficile della loro vita. E allora mai come in questo periodo può essere un'occasione per riflettere proprio su questo. Riscoprire che dentro le nostre sofferenze non siamo soli. La Quaresima ci aiuta a, come dice Giovanni stesso, lo sentiremo proclamare nel Vangelo della Passione il Venerdì Santo, che possiamo volgere lo sguardo a colui che i nostri peccati hanno trafitto, guardare a lui e sentire che dentro il suo dolore c'è ogni nostro dolore, e dentro i nostri dolori però, ed ecco qui il mirabile scambio che abbiamo già contemplato col Natale, possiamo vedere anche la forza del suo spirito che trasfigura, trasforma i nostri dolori. Questa è la nostra grande speranza, anche quando le occasioni della vita, altrimenti magari quando qualcuno sta male chiede una grazia, no? Chiede il miracolo, però non sempre avviene. E allora qualcuno si chiede: ma che senso ha pregare, sperare, se poi tanto alla fine quello che ci attende magari è proprio l'ineluttabilità di una malattia grave. Ecco, quello che ci attende, ed è questa la speranza cristiana dentro anche l'apparente fallimento del morire, è la speranza che la morte è vinta, perché la nostra vita non è soltanto per 50, 60, 70, 80 anni per i più robusti, come dice la scrittura, ma la nostra vita ha un profumo, un gusto come ha il profumo questo buon formaggio dell'eternità. E ciò che stai realizzando per noi questa mattina sembra un po' rispecchiare anche quello che dici. Lo sguardo del Cristo in croce non è uno sguardo di sola sofferenza, sembra uno sguardo di misericordia, di compassione nei confronti dell'uomo. E sentire che dentro al suo dolore c'è il nostro dolore, ma dentro il suo dolore c'è anche tutta la forza del suo amore che può appunto trasformare, trasfigurare i nostri dolori. Tutti noi viviamo delle esperienze in maniera diretta o indiretta, anche delle sofferenze in parrocchia, quante situazioni. Posso condividerlo con lui, siamo con voi, siamo in famiglia. In modo particolare c'è una bambina che sta portando veramente la fatica di una malattia molto, molto grave, no? E tutta la comunità la sento impegnata a pregare, a sostenerla. E credo che anche questo, nonostante la fatica di una malattia così brutta, così grave, anche questo è un dono, perché ci aiuta a riscoprire che dentro la sofferenza non siamo soli. Se anche Gesù, il Figlio di Dio, ha avuto bisogno nel suo cammino del Cireneo, come sulla Via Dolorosa, della Veronica che ha asciugato il suo volto, quanto più noi abbiamo bisogno di sentire che dentro le nostre vie dolorose, dentro i nostri calvari, non siamo soli. Ma nella fede c'è qualcuno che ci sta vicino per aiutarci, per sostenerci, per abbracciarci, per asciugare una lacrima, per condividere il dolore e dentro quella condivisione scorgere la speranza di Gesù. E allora mandiamo un abbraccio anche noi a questa bambina. Sì. Don Massimo, sono le 8:01. Siamo tornati.
bentornati. Oggi festa grande a Valle Pietra, perché stiamo parlando della festa della Santissima Trinità. È tornato Don Massimo Tellan. Don Massimo, sta continuando la tua opera sulla Santissima Trinità e stiamo svelando un altro dettaglio. Sì, siamo partiti con il crocefisso e ci stiamo così ampliando, allargando il discorso sulla crocifissione, considerando che nella passione di Gesù è chiaro che lui muore sulla croce e dà la vita, ma nella passione di Gesù è coinvolta tutta la Trinità, perché è il Padre che dona il Figlio all'umanità, che si sacrifica per noi sulla croce, e dall'alto della croce Gesù, come Giovanni stesso sottolineerà, effonde il suo spirito che poi giunge a tutti noi. Vogliamo riaprire quella finestra, che anche quella non si è mai chiusa questa mattina, su Valle Pietra. Ci colleghiamo nuovamente con Monsignor Alberto Ponzi, a cui do nuovamente il buongiorno, e vedo tra l'altro che è stato raggiunto da Monsignor Spreafico. Buongiorno di nuovo. Vediamo l'afflusso di pellegrini che stanno lì dietro di voi. Chiederei subito, anzi ti chiedo di farti tramite per noi con Monsignor Spreafico per darci un messaggio per questa giornata di oggi. Certamente, intanto ringraziamo di cuore per la vostra disponibilità, e per noi tutti i pellegrini è un onore vedere, far conoscere questo dono grande che è il santuario della Santissima Trinità. Ecco, lascio la parola al nostro Vescovo, che oggi si è fatto pellegrino con tutti quanti noi. Sì, sono voluto salire in questo luogo con tanti pellegrini camminando. Il pellegrinaggio ci aiuta a capire che anzitutto si fa con gli altri, e quindi ci aiuta a capire che siamo fatti l'uno con l'altro e l'uno per l'altro, e che nel cammino comune ci si sostiene, ci si ferma, si aiuta chi rallenta, come abbiamo fatto in questo tratto di strada abbastanza lungo e impegnativo. E poi si sale e si arriva in questo luogo molto bello, la Trinità. La Trinità ci dice una cosa bellissima, fondamentale, che oggi è tanto poco vissuta. Dio unico in tre persone. Dio ha voluto essere con gli altri. Pensate, il mistero di Dio, ma anche la bellezza, la grandezza di questa rivelazione, di questo santuario che ricorda e venera questo luogo della Trinità. Davvero io spero che questo luogo ci aiuti a capire che siamo in un mondo in cui, come dice Papa Francesco, dobbiamo imparare a essere fratelli e sorelle tutti, cioè a camminare insieme, a vivere con gli altri, a non considerare nessuno nemico da qualsiasi parte del mondo venga. E oggi lo dico soprattutto pensando alla guerra, alla sofferenza di tanti uomini e donne in tante parti del mondo, in Israele, a Gaza, in Ucraina, in tanti paesi del mondo, nello Yemen. Ecco, io da qui vorrei dire a tutti quelli che ci ascoltano: siamo donne e uomini di pace. La pace comincia dentro, nel cuore, nei sentimenti, nelle relazioni, in quello che tu ascolti, dici a un altro, in quello che tu scrivi sui social, tante volte contro qualcuno, eliminando con un click magari uno che ti è antipatico. Quanto è brutto vivere così. Viviamo la gioia della fraternità. La fraternità ci libera dall'io, ci rende donne e uomini che sanno costruire un mondo pacifico e sanno immaginare un mondo di pace. Se non lo immagini, non lo costruirai. Ecco, io vorrei che oggi da questo luogo possiamo recepire questo messaggio di bene, di pace, di fraternità per tutti gli uomini e le donne del mondo. Affidiamo al Signore quelli che soffrono per la guerra e la violenza del mondo. Grazie al Vescovo Spreafico, grazie. Noi ritorneremo tra un po' proprio lì da voi. Volevo far notare alle vostre spalle i pellegrini che stanno arrivando nel santuario e scendono all'indietro. Dopo ci racconterete anche questo. Don Massimo, è stato appena ora sottolineato proprio... A dopo, grazie. A dopo, grazie. È molto bello raccontare proprio il significato del pellegrinaggio, e durante il pellegrinaggio c'è proprio la condivisione di un cammino comune. Il pellegrinaggio è un po' la parabola della vita. A me piace sottolineare spesso che in questo tempo abbiamo perso un po' l'idea del pellegrinaggio. Nel mondo, nella vita, noi siamo tutti pellegrini perché abbiamo un obiettivo, abbiamo una meta, abbiamo un orizzonte verso cui camminare. Nel mondo di oggi facilmente si scivola per essere vagabondi, no? Si va un po' senza una meta. Il pellegrinaggio invece ci ricorda che
tutti gli uomini sono chiamati a vivere la vita in cammino raggiungendo un obiettivo. Evidentemente per noi che abbiamo il dono della fede, questo cammino, questo pellegrinaggio ha come obiettivo ultimo il cuore stesso di Dio, il cuore stesso della Trinità, l'orizzonte del cielo. E questo tempo di Quaresima un po' ci aiuta a ripercorrerlo, come dicevamo nella prima parte della nostra trasmissione. Si cammina, nel pellegrinaggio lo ricordava il Vescovo, qualche volta si rallenta, qualche volta si può anche cadere come nella vita, però questa logica dell'essere insieme, dell'essere un popolo in cammino ci aiuta a riscoprire che l'obiettivo che raggiungiamo è un obiettivo comune, condiviso e che possiamo e dobbiamo aiutarci insieme per raggiungere. Gesù ci ha messo insieme. Quando sceglie gli apostoli, ci dice Marco, che stiamo facendo nella lettura continua in questo anno B della liturgia domenicale, ci dice che Gesù scelse gli apostoli perché stessero con lui e poi anche per mandarli a evangelizzare. Allora, questa è la dimensione della nostra fede. La fede è un dono che viene fatto a ciascuno, ma il dono cresce, si alimenta e fruttifica nella dimensione della condivisione, proprio perché noi crediamo in un Dio che è comunione d'amore, perché la Trinità ci parla proprio di questa comunione trinitaria tra il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. E la Trinità è qualcosa che ti ha accompagnato un po' sempre nella tua vita sacerdotale, nella tua vita anche artistica, a cominciare dalla tua tesi, da uno studio che avevi fatto proprio a partire dalla Trinità, da un'immagine in particolare. È stata la mia tesina di licenza in teologia spirituale ed era proprio la preghiera teologica e la spiritualità del trono di grazia, perché nella rappresentazione della Trinità c'è stata un'evoluzione, evidentemente, anche proprio per i problemi che c'erano all'inizio del cristianesimo sulla rappresentatività di Dio, del mistero di Dio. E c'è stata tutta un'evoluzione, partendo prima da una rappresentazione simbolica. Gesù, tutti lo vediamo rappresentato anche nelle immagini antiche, no? Come l'agnello, e in tante immagini anche dell'epoca paleocristiana, anche in alcuni mosaici che troviamo nelle nostre basiliche, l'immagine del Padre veniva resa con la mano benedicente il Figlio, o in alcuni casi che porgeva la corona di alloro sopra il capo di Gesù, proprio a ricordare la vittoria. E poi mano a mano nel Medioevo invece si è sviluppata questo tipo vero e proprio iconografico del trono di grazia, di cui noi in Italia custodiamo l'immagine più famosa, che è appunto in Santa Maria Novella, della Trinità di Masaccio. E in quella rappresentazione Masaccio ha voluto rendere anche visivamente proprio non solo la Trinità, il Padre che ostende il dono del Figlio, il suo amore totale per l'umanità, ma sotto proprio ai piedi si vede un sarcofago con uno scheletro che riporta un'immagine che spesso troviamo anche in qualche camposanto antico, no? Quello che noi siamo, voi siete, quello che voi sarete, no? Noi siamo. E per dirci che quel sangue di Gesù versato sulla croce, versato sull'altura del Golgota, che ricordiamo secondo la tradizione è il luogo della sepoltura proprio a Gerusalemme di Adamo, va a fecondare anche la nostra morte e la trasforma in aurora di una vita che non muore più. Don Massimo, vogliamo ritornare a Valle Pietra, dove c'è ancora con noi Monsignor Alberto Ponzi. Monsignor Alberto, ci sente? Eccoci, grazie per essere con noi in questa mattinata. Vogliamo ricordare proprio la storia del miracolo e come nasce il santuario di Valle Pietra? Sì, ecco, stiamo ai piedi un po' del santuario. Questo santuario sicuramente ha come ipotesi attendibile di fondazione i monaci di San Basilio, che tra il IX e X secolo si sono stanziati in questo luogo e i pellegrini da sempre vengono qui per passare davanti all'immagine della Trinità, per incontrare Dio, per dire grazie, per chiedere grazie. E i pellegrini vengono veramente. Oggi questa giornata particolare è piena di tanta gente, poi con la Santa Messa
il Vescovo ci illuminerà ancora di più per aiutarci a dare un contenuto forte a questa giornata. Per quanto riguarda la storia, possiamo dire che questo santuario si è imposto da solo. Ci sono state tante tradizioni popolari, tanti racconti, ma soprattutto tante grazie. Abbiamo il Museo delle Grazie Ricevute che ogni anno cresce sempre, ogni giorno. E quindi ecco, più che storia di un punto di partenza del santuario è l'afflusso dei pellegrini che ormai da tante parti, arriviamo a circa 400.000 pellegrini l'anno, si portano qui al santuario per incontrare Dio. Grazie allora Monsignor Ponzi per essere stato con noi, per averci portato nel clima della festa, per averci fatto vedere anche tangibilmente quei pellegrini che arrivano a Valle Pietra, luogo splendido che quest'oggi abbiamo proposto insieme a voi. Grazie ancora. Grazie, buona festa. Grazie di cuore, viva la Santissima Trinità. Grazie, e questa Trinità è oggi un cammino che stiamo facendo, che l'abbiamo fatto in diversi modi, lo stiamo facendo anche con te. È un po' quel cammino, Don Massimo, che tu proponi nel libro che vogliamo ricordare, dal selciato di Gerusalemme alle strade del mondo, Via Crucis Gerosolimitana, edito da San Paolo, che raccoglie le tue esperienze di pellegrinaggio, in questo pellegrinaggio dove forse dobbiamo attraversare una Via Crucis, che è quella che fa parte della vita di tutti, ma che diciamo ci dà la certezza di non essere soli, anche nel momento più difficile. E che ci fa aprire lo sguardo sull'orizzonte della speranza. Abbiamo parlato del pellegrinaggio. Siamo ormai, permettetemelo anche ai nostri amici a casa, alla vigilia del grande giubileo che ha come titolo proprio Pellegrini di Speranza. Siamo nella storia portatori di una speranza che, come fedeli, come credenti, come cristiani, può trasformare davvero la storia dell'umanità. Una speranza che il bene è più forte del male, che la vita sconfigge la morte. Ecco, questa è la peculiarità della nostra vita cristiana. Questo non dobbiamo mai perderlo di vista, anche quando attraversiamo la notte del dolore, della sofferenza, della fatica, anche del peccato. La luce di Gesù ci precede e ci accompagna, come avverrà la notte di Pasqua, dentro quella tenebra, che è la tenebra che prima di tutto è dentro di noi, ma che poi con lui possiamo vincere anche intorno a noi. Don Massimo, questa mattina hai lavorato ininterrottamente, da questa mattina è un lavoro davvero grandissimo, vogliamo far vedere a che punto è arrivato il tuo dipinto? Siamo proprio agli inizi, diciamo, è proprio perché chiaramente ci vuole molto tempo, però volevo con voi condividere l'essenzialità. Possiamo farlo vedere? L'essenzialità di quello che è il tema della crocifissione, che però, vedete, è il crocefisso, ma come a me piace rappresentare, già con la ferita del costato aperto, quindi dovrebbe essere, è il morto, no? Quindi dovrebbe avere gli occhi chiusi. Invece è il Cristo con gli occhi aperti, perché è il Cristo risorto, è Lui che ha vinto la morte, quindi guardare al crocefisso sì, è guardare a colui che ha dato la vita per amore, ma è guardare anche a colui che ha sconfitto la morte con la sua vita. Grazie Don Massimo Tellan, grazie a voi, stato grazie. Con noi. Grazie. Buon cammino di Quaresima, buon cammino a tutti, buon fine settimana. Noi ci ritroviamo lunedì alle 7:30, continueremo a parlare di Quaresima, di perdono e di confessione, ma adesso Giacomo, è arrivata l'ora del mio medico e passiamo la linea alla nostra Monica Di Loreto. A te, buongiorno.